diciamo che veniamo da un po' tutta la rosa da ben, diciamo 15-20 giorni abbastanza duri, comprese le coppe nazionali. Io credo che questa settimana d'allenamento possa solo che farci bene e rifiatare un attimo. Come ho detto l'altra settimana, il viaggio di Milinkovic, ho sentito un allenatore parlarne che aveva vissuto quel tipo di spostamento. È molto duro e pure se c'ha 20 anni lo potrebbe aver accusato. Quindi speriamo di rivederlo come l'avevamo lasciato fino a 15 giorni fa, già domenica a Genova. Ok Andrea, però poi vedi, io posso anche credere alle tue parole, però poi mi viene in mente quando la Lazio di Eriksen, è vero che erano altri giocatori di un altro livello, però mi ricordo un Verona che il giovedì, anzi il venerdì fa, no, il giovedì fa, gioca con la nazionale argentina, Giovedì. giovedì gioca in nazionale argentina e la domenica appena entra in campo fa una giocata delle sue contro l'Udinese che sblocca la partita, cioè il tempo di 2 giorni, lo stesso viaggio, anzi magari c'è ancora meno tempo di Milinkovic perché era arrivato a disposizione di Eriksen il sabato pomeriggio, cioè mi lascia un po' perplessa come situazione, però ci può stare. Marco, hai detto? No, 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 aspetta, con i debiti, Giusto, cioè Ivan, con i giusto. dovuti, no, Ha voglia pulire scarpini, ma Milinkovic, per ci carità, regalerà una volta. per carità, con i dovuti paragoni, però il dispendio fisico del ragazzo dei 25 anni è quello. Marco, ha detto faccio qua a Roma, ci penso io. Cioè, No, ma oltre alla differenza di passe, che è ancora presto per paragonarli. E c'è una differenza pure di rosa. Quello arrivava e c'aveva attorno a lui 10, non dico quasi tutti all'altezza sua, ma quasi ci siamo. Qui ancora siamo una squadra ancora giovane e che deve crescere. Io mi ricordo perché ero anche presente, andammo a giocare una partita decisiva a Londra col Chelsea, andammo sotto, dovevamo per forza vincere, vincemmo 2-1 e dopo 2 giorni c'era un derby. Giocammo di mercoledì e quel mio pare si giocò di Sì, sabato. sabato pomeriggio. E andammo tutto a quel derby dopo 5 minuti, vincemmo anche quella 2-1 e rimonta. E lì la stanchezza poteva essere quasi simile, però quando poi c'hai fenomeni in campo, anche lì decise il pareggio Veron su punizione No, e poi segnò Nedved 2-1. Pareggio di Nedved e Oppure poi il la punizione. Sì, contrario, il pareggio di contrario. Nedved e gol di Veron, sì. E quindi diciamo i paragoni sono un po' No, ma non allo stesso livello. non li volevo paragonare, Andrea, però io da un No, noi fisico. due, noi due, io dico proprio le situazioni, le rose, le Sì, no, squadre, però le il giocate, non dispendio so. fisico è quello, secondo me. Però giustamente mi hai reso l'idea. No, l'ultima curiosità. Io non ho mai creduto a una Lazio immobile dipendente. Ne parlavano tutti. Neanche io. Ne No, infatti parlavano no. tutti, No, no. però nella partita di ieri, secondo me, qualcosa di vero c'è in questa affermazione, anche perché le difficoltà ieri della Lazio erano proprio dai movimenti che mancavano, i momenti che detta Immobile, l'attacco alla profondità, lui non l'ha mai chiamato un attacco in profondità ieri, tanto è vero che Luis Alberto. Non riusciva a fare lo scatto, Allora. Marco. Nato nello scatto. Sì, no, ma proprio Non è giusto. nella lettura delle situazioni è mancato Immobile. Poi, al di là che lui possa. Sì, ma non è che è mancato perché allora, Immobile dipendente forse se Immobile dipendente significa allora, che non c'è un sostituto ideale di Immobile. Perché poi è logico se sei dipendente dal tuo centravanti, da quello che devi fare cose, soprattutto noi che giochiamo con una punta. Quindi magari il problema è a monte, quindi non c'è un sostituto ideale o simile a Immobile. Non credo che sia indipendente perché segna Immobile, allora siamo dipendenti da Immobile. Se non segna Immobile, segneranno i centrocampisti. E Luis Alberto che gioca 10 metri dietro, allora possiamo essere dipendenti pure da Luis Alberto. Non gioca lui, diciamo che si spegne la luce, quindi alla fine No, siamo un po' indipendenti da tutti quanti. no, però. L'unica cosa, Purtroppo, visto che è Immobile, perché non ci sono altri cambi, questo è il problema. L'Immobile, meno matto, deve giocare perché non c'è nient'altro. Questo è il certo, è problema. certo. Ma no, io parlo proprio al di là delle condizioni precarie di Immobile. A giocare con Immobile è un certo tipo di discorso, perché è un attaccante che fa un determinato tipo di lavoro.
Ora, Caicedo è un altro giocatore, quindi chiaramente il lavoro è differente, però le difficoltà che la Lazio ha incontrato ieri erano proprio sulla mancanza di Immobile, perché il gioco della Lazio, molto è sull'ultimo passaggio in profondità dove Immobile si va a cercare lo spazio e diventa pericoloso. È mancato proprio questo, anche nella difficoltà della partita di Milinkovic e di Luis Alberto. Secondo me, alla base di tutto c'era la mancanza del centravanti napoletano e partenopeo. Vabbè, sì. Possiamo cambiare un attimo il discorso per non essere monotoni. No, vai, come fa come te pare. Aspetta, vieni qua, vieni in conduzione al mixer. Vai, Andrea, vai. Uno è, diciamo, per concludere un po' la partita di ieri, se proprio devo andare a cercare uno sbaglio del mister, secondo me, è la gestione soprattutto di lui, cioè che ieri poi non è stato solo ieri il caso, ma credo si sta verificando quasi in tutta la stagione. Ieri avrei scommesso che non avrebbe giocato, che se mi ha sempre dimostrato tu mister che chi si allena gioca, uno che viene dall'influenza e viene da 2 giorni che si allena, e l'altro che giustamente per me ha giocato pure meno rispetto a quello che doveva giocare, che si è allenato regolarmente tutta la settimana, doveva giocare lui. Per me. E qui per me nasce l'errore, l'unico errore poi alla fine del mister, penso. E mi ha sorpreso. Sì, è per forza. Veramente avrei messo qualsiasi cosa che avrebbe giocato Lukaku. Ma proprio se parte dai pulcini. Chi si allena gioca. E soprattutto se vieni da un blocco di influenza che non ti ha fatto allenare. Soprattutto poi perché veniamo da partite tutte quante attaccate. Un giocatore che era abbastanza fresco, e a detta di tutti, quando sta lì spinge bene, avrei fatto più l'inverso. Poi Comunque. mi dai modo anche di farti un'altra domanda, Andrea, poi magari diamo una piccola pausa musicale, no? Pure questo discorso, tu ce l'hai spiegato bene altre volte perché ricordo dopo una partita che hai visto in Tevere, hai detto che gli esterni della Lazio fanno un lavoro dispendioso e quindi è inevitabile che poi il mister si trovi a cambiarle. Ma possibile che un atteggiamento tattico del genere comunque a noi ci obbliga a due cambi a prescindere? Quindi noi ogni partita, visto che giochiamo in questa maniera, due cambi comunque sono gli esterni. Non cambiamo. No, non credo che sia così. Però continua a essere così perché anche ieri, penso nel 90% delle partite che ha fatto la Lazio in quest'anno, due cambi su tre sono i due esterni. Cioè, così precludiamo anche di cambiare qualcosa in corso per gestire la partita. Sì, è un dato di Perché fatto, poi, diciamo, scusami Andrea, perché secondo me proprio non ce l'ha i giocatori, sì, quindi ieri sono cambi dovuti forzato. proprio alla Esatto. copertina corta, È quindi gli esterni forzato. perché, Ieri in gli particolar esterni modo. perché sono giocatori validi che c'è in panchina, perché quanto sia Inzaghi, sì, è vero che valorizza i giovani, ma da qua a dire che siano pronti per fare una Serie A o partite decisive ce ne vuole, quindi i cambi sono Abbiamo visti condizionati. tanti giovani, eh. No, per carità, Abbiamo visti Alberto, tanti però quello che voglio dire io è che ieri Lulic non è che ha fatto una partita entusiasmante, ma in quel momento non mi sembrava così affaticato da doverlo cambiare. O il problema della Lazio non era cambiare Lulic in quel momento. Cioè, continuare a giocare con questo modulo ogni volta ci obbliga a fare due sostituzioni con tre già previste e già studiate. Però, se devi cambiare qualcosa in corso, io non è che dico che deve entrare Io Murgia, credo, Caicedo, no, io però credo puoi se, rivedere un attimo no, però se l'atteggiamento. ieri in panchina avevi Nani, al posto del cambio Esatto. di Lulic avrebbe messo Nani. Non ce l'hai Sì, proprio, Marco. La panchina è quella. essendoci pure Metti Felipe quelli che Anderson c'hai. fuori, Non c'hai proprio, purtroppo. E diciamo però sulla tre quello che quarti abbiamo sempre manca. detto, insomma. Sulla tre quarti manca proprio il ricambio in questo momento, visto che Quindi sia tre Anderson che cambi, Nani regà. sono Quindi tre fuori. giocatori, eh. Abbiamo Alla quelli, fine sono sono tre contati. giocatori, Marco dice ce sono ne sempre i altri più. stessi cambi, ma sono sempre gli stessi giocatori che Sì, c'è in no, no. panchina. Concordo anch'io su questo aspetto perché comunque quando poi magari nelle scorse giornate Nani appunto era a disposizione è stato inserito, quindi Beh sì, poi nella ora partita di ieri sarebbe stato ideale. ripeto, bisogna vedere anche quando torneranno a disposizione pure Anderson, vedere come poi lui si comporterà, se continuerà su questa linea significa allora che come dice Marco,
secondo me, proprio per la mancanza di qualcuno che cambi poi il passo della partita. Ma anche altre volte, quando c'era Nani, i primi due cambi erano comunque gli esterni. Nani per un bel po' è dovuto prima ambientarsi, recuperare una condizione accettabile. Per carità, però ogni tanto il modulo, secondo me, si può rivedere. Anche perché il mister l'ha saputo fare. L'ha saputo fare anche in Olanda. Cioè, mi aspetto... Il modulo fanno i giocatori. È ok, ma i giocatori sono sempre gli stessi. In Olanda sempre quei stessi giocatori, ha riassestato la squadra, ha cambiato un modulo senza per forza cambiare gli esterni. Questo dico, anche ieri magari dal mister mi aspetto un cambio diverso. Ragazzi, ci diamo una piccola pausa musicale e poi rientriamo per il rush finale.